E se ti dicessi che per anni hai visto film in una qualità peggiore di quello che avresti potuto? Nel 1977 l'azienda giapponese JVC presenta il VHS, quello che è stato il formato per long video preferito fino agli anni 2000. Tuttavia il VHS non era il primo tentativo di mettere il film su un supporto fisico con la possibilità di vederlo in autonomia. Un anno prima la Sony aveva realizzato Betamax, il primo vero sistema di videoregistrazione a nastro magnetico. È chiaro quindi che ci fu una forte concorrenza tra le due aziende giapponesi. Betamax aveva uno standard qualitativo decisamente più elevato, ma nonostante ciò ad avere la meglio fu il VHS. Ma com'è stato possibile? Innanzitutto dobbiamo considerare la durata. Infatti un VHS poteva contenere 2 ore di video, mentre il Betamax molto meno. Il primo aveva poi un prezzo decisamente più basso, riuscendo così ad attirare tutti quei clienti che preferivano la convenienza alla qualità. Ma c'è un'altra motivazione ancora più importante. La Sony custodì gelosamente lo standard della Betamax, al contrario della JVC, che invece concesse il diritto di sfruttamento del VHS anche ad altre aziende. JVC inoltre riuscì a sfruttare meglio i propri contatti, spingendo molteplici industrie di elettrodomestici a produrre videoregistratori con sistema VHS integrato, sancendo così il proprio successo. E tu conoscevi questa storia e pensi che la convenienza debba prevalere sulla qualità?